occhio. È sempre il lupanziere indeci la bella che ieri sera dovevo fare qualcosa di importante, ma non riesco a ricordarmi che cosa. Però grande pocherino, eh? Specialmente l'ultimo piatto, 57,50 euro. Mamma mia, che piatto. Ci sei pure uno buttone in due piatti. Innaggia qua ciucco sarto, perché mi fa sempre. E che? Sei caduto dal letto stamattina? No, devo andare alla stazione, tengo... A un treno, a questi biglietti non è, non torni più. No, ma qua treno, tengo un appuntamento importante. Sarà sicuramente qualche cosa tuo, qualche imbroglio, che cosa che ho fatto in mattina. Ma dimmi una cosa, ti sei svegliata amorevole stamattina? Ma trovo una cosa in faccia. Ecco, appunto. Cosa dovevi fare tu? Ieri, che dovevi fare? Che dovevi fare ieri? Che dovevi fare? Bravo, bravo, tutta la notte ho pensato che ieri era fanno fatti importanti, ma non mi ricordo che era, ma che? Che giorno era ieri? Ecco, poteva essere una di martedì. Mercoledì. Infatti, di che mese? Che mese? Siamo chiaro, no? Siamo marzo, aprile, maggio. Giugno, di che anno? Anno a Ciro, quando si scida così naso porto. Ciro, tu ieri tenevi appuntamento con Bice, dovevate festeggiare l'anniversario del vostro fidanzamento da Fefe. Ecco che era fame, sono proprio scordato. Ti è scordato pure anche la povera di là dint, dalle 9 di sera fino alle 3 a mattina. I camerieri la volevano cacciare, ma no, lei in perterri ti aspettava o d'urza. Un fatto c'è importante, grave, veramente, non mi dispiace, veramente, non mi dispiace. Ma ci perso pure un regalo, mo. Ma non dico, come potevi chiamare? Ha provato a chiamarti, ma il telefono duro, è sempre spento. Infatti è spento, infatti. Mo' picci, codice PIN. Aspetta un attimo, visto che ci capito, ma ho detto un numero proprio di... 1, 2, 3 e 4. Non c'era logicità, però ci ingarrato, sai? Oh, 97 chiamate senza risposte, tutti i bici sono. Non vai niente. E dico, perché ti sei preso il mio succo d'arancia? Che hai detto, scusa? Perché ti hai pigliato un succo d'arancia mio? Tuo succo d'arancia? Qua dentro di tuo non c'è sta niente. Tu non lavori, non produci, non fai niente. Tutto quello che ci sta qua dentro è dall'elettricità al succo di frutto, ok? È tutto mio. O suo io. Buongiorno, Helen. Pronto? Invece lo vai ad aprire, fa poco spiritoso. E ho il campanello? E non posso andare. Ma perché? Un campanello tu. Vai! Se me lo chiede per piacere, allora è nato fatto. Hai imparato a fare le tue cose, Con permesso? Ecco, noi, nato cretina. Buongiorno, amore mio. Te lo dico che stamattina non è giornata, quindi per prima cosa non fare tardi in ufficio, seconda cosa non fu un cretino con la moglie del portiere come ho fatto un cretino e qua fuori tu con questo. Mi dà un cretino e qua fuori, Ah, mica colpa mia, che lei se che è buono. Connaccia miseria. Ma che c'ha zecchi? Stai più vicino, non poteva arrivare. Un momento che sta parte. E soprattutto stammi a sentire, non portare più la gazzetta dello sport in commissariato perché tu faccia iottera. Perché io porto la gazzetta dello sport? Guarda, guarda! Che ne mente spudoratamente, mente! Io vado, ti vedo. Osce! Purito pensa sempre. Mamma mia. Ma quanto caffè sei bevuto stamattina? Ma che si è bevuto succo d'arancia mio. Succo d'arancia? E non le è mai piaciuto? E che lo mi era andato a me stamattina? Che cosa siamo? No, l'hai fatta grossa questa volta, lo so, come faccio a parlare? Magari poi dopo, magari adesso dopo ci penso. Magari adesso, dopo ci penso. Adesso, perché sono queste cose che vanno affrontate con calma, non puoi fare una cosa frettolosa, magari adesso, domani, devo andare in ufficio, domani, dopodomani, nel futuro immediato, nel futuro remoto, che tu adesso, in questo momento, tu ti devi tranquillizzare, tu stai in uno stato confuso, tu stai nervoso, stai in uno stato confusionale, ti sembrerebbe che qualcuno sta parlando e dici che non si capisce bene, ti devi solo tranquillizzare, l'ansia che ti sta pigliando, capito? Come sta pigliando a me che io devo andare in ufficio Eccomi qua, buongiorno! Buongiorno, Angela. Ho delle missive per voi! Che tiene? Capos! Dici Capos, Capos!
Io cerco di non essere un banale latore di notizie, piuttosto un ambasciatore di buone novelle e soprattutto per voi di nefaste incombenze. Devo andare un attimo. No. L'altro giorno, per esempio, dovevo consegnare una lettera ai signori sposi del terzo piano. In realtà non era una lettera, ma il risultato del test di gravidanza. Ah. Quando ho visto che il test era positivo, no? Ma come hai fatto a dire che il test era positivo? Contro luce. Bravo. Signor Cine, se voi non dovesse la capa sciacqua, sareste il mio allievo prediletto. Dicevo, quando ho visto che il test era positivo, mi sono travestito da arcangelo e sono andato dalla signora Esposita a fare l'annunciazione. Ecco, okay. E poi speravo in una buona mancia. E invece, no. Perché quando il marito della signora Esposita ha visto che la moglie era incinta un'altra volta, ha detto... Ai, e so qua! E chi mandera tutta sta gente? E mi ha ruciugliato per tutti i scavi. Guardate che storia, adesso io devo andare un attimo a vedere il lavoro, se non è tardi. È la vita. La vita, sì. Che amare sorprese a volte ci riserva. La posso. Dunque, la posso, eccola qua. Divieto di accesso. È tua. Divieto di transito. Tua. Divieto di sorpasso. Tua. Che se è pubblicità, carta di credito. Mia. No, tua. E chi dà una carta di credito? No, è medica mantechina. Bravo, signor Paolo, ma facete portare di pesa. E poi ci manca... Ma che strada... Ecco, andai! Divieto di inversione a U. Hai fatto il tuo codice strada? Signor Ciro, consentitemi a nome mio personale di omaggiarvi di un piccolo presente in occasione della vostra 200ª multa. Mi dovete credere. 30 anni che faccio portiere in questo palazzo, nessuno si è mai avvicinato a voi, ma neanche lontanamente. È un orgoglio avere un cognato così. Eh sì, nella prossima riunione di condominio valuterebbe seriamente se è il caso di mettere anche una targa ricordo fuori il palazzo. Ma sei scemo tutti e due, ma chi è pavsi molto? Che po'? Ma perché tu avevi multa? Mai. Signor Ciro, scusate una curiosità. Io dovrei andare via. Signor Ciro, una curiosità. Ma a voi vi è mai venuta per la mente una buffa idea? Cioè? Lavorare. Mamma mia, accappata. Si sta scherzando, ci sta scherzando, io là. Mettetegli un po' di schedino sotto il naso. Con queste parole così forti. Respiri. Come ti devo dire che questa denuncia non la posso accettare, Carol? Il perché? So io non sono una cittadina che paga le tasse. Sei una cittadina che paga le tasse? Ma io non posso accettare una denuncia per molestie contro una ragazzina solo perché ha detto a tuo marito: oh, come sta bella questa barba, pare un nonna mia. A un sessantenne. Per favor, 50 e siete. È la stessa cosa, 57. Quante volte te lo devo ripetere? Ascia! Che fa? Ho asciato. Ascia, spiega tu a Carol. E vabbè, aspetto, accontentiamo la signora. E per quanto riguarda le percocche? So buon indovino. Le percosse. Poi stanno sti percossi. La mano a chi? Le spalle a chi? E tu la spalla lì ti l'ha musurato. Devi capire che la mamma era alta 2 metri e ti faceva una mazziatona. Ma non fu la mamma, fu la nigna. La nigna. La nigna? Tu come stai combinato per che dava tutta la nigna, la pinta e la Santa Maria? E allora vorrà dire che voi hai i carabinieri! Visti, aspetta, ma la signora va dalla concorrenza. Che peccato, ma portiamo premi produzione. Ascia, non stai spostando stamattina. E poi comunque non la posso fare sta cosa, che cosa? Non potete fare una sfida cichita. Che? Ma che è sta cichita? A banana. A banana e per cocco. Ormai siamo alla frutta. È la stessa cosa che penso io, ogni mattina quando vengo in commissario a detta veca. Non te la posso fare sta cosa cichita che dici tu, pucciarella, pucciarella, non capisci niente delle lingue. Non te la posso fare perché, devo dire la verità, Angelo, veramente vuoi fare Babbo Natale, te l'ho detto, ecco. Vabbè, aspetta, accontentiamo la signora. Quella è cliente. E poi è vero, le ragazzine di oggi sono terribili proprio. Ah, meno male, qualcuno che mi capisce. Ascia, io ti mando un mese a casa. Grazie. Allora ti vanno 2 mesi ospitale. Là pure tengo una conoscenza. Allora sai che faccio? Ma direttamente con Ambusante, ma boh! No, là non tengo a nessuno. E poi dite che bisogna avere fiducia nella legge. Ma lo sai cosa ti dico? Io vado procura della Repubblica. Signora, a me è una Gazzetta dello Sport. Mannaggia, miseria, mannaggia. Non avete capito? Io vado alla procura della Repubblica, della Repubblica della Procura. Ma vado vuoi tu, mi stai in sala nena, procura Repubblica, lo vuoi che? Uè, buona maricona! Buona giornata pure tu. Secondo me non abbiamo fatto il nostro dovere. Thank you.
Ciro Peluscio. Dannaccino da te, dannaccino! Ciro! Ciro! Dannaccino da te! Mamma mia, Paolo, e come sta? Non ti muovere di là. Paolo, stiamo vicino a un malassà. Non ti preoccupare, sono come gli amici tuoi. Dove sta Ciro? Dove sta Ciro? Non ne ho la più pallida idea, l'ho visto stamattina, ma va a trovare, so. E qua sotto chi ci sta? Ciro. Yeah. Io? Ui, bice! Ui, Ciro! Scusa, se perché sotto stai facendo cagnaroi? Ah, ma? Un tavolino. E perché? Cioè, ogni 20.000 chilometri colazione, stai andando tagliando tavolini. Tu! Stai calma, a tutto c'è una spiegazione. Ah. Tu, proprio tu! Stai calma. Sì, vuoi sapere, ieri non sono venuto al ristorante perché sono stato accanto al Paolo che si è appiccicato con Marisa. Sì? Sì. Quando mai? Io mi sono appiccicato con Marisa. Io mi sono visto la puntata di Quark io ieri sera, bella puntata. Ma che sei tu? Tu! Se non te ne fai fuori posto, stai calma! Tu! Mi hai rovinato il mio anniversario di fidanzamento! Mi ha lasciata da sola al ristorante per un sacco di tempo! Facevo talmente bene che le capelli rosse si è cattatissero, ma che te fa zuluttina a me! Che c'è, ma era pure corso! Ma fai schifo quando mi dai, stai ci sta una spiegazione. Ah. E mo sai che faccio? Te la faccio, dice la Paolo, che tu abbia magrire. No! Ma Paolo, dice. Sai perché non è venuto all'appuntamento? Perché? Perché sei scordato appuntamento. Ma la potete trovare pure. Scusa, scusami. Io ti avevo fatto un regalo che ti piaceva tanto. Scusa, che là non vieni buono segnale. Ti avevo fatto un regalo che a te piaceva tanto. Ah, ecco. Avevo fatto un regalo che a te piaceva tanto. No, tanto e che regalo era? Una piazza e cullano da Roma Siccia con un leone in pietta. Chissà la piazza. Però c'era potuto il mio cuore. Si fatto una brutta figura, ma no? Ma dici che hai preso pure tu il regalo, perlomeno. E dici che hai preso pure tu il regalo, perlomeno. Ecco, per ripeti quello che dici. No, io dico che tu suggerisci. Dice che tu suggerisci. Anche lui ha il regalo per te. Ecco, la città stiamo vicino. E dove sta? A casa. Beh, caro Stam. A casa. Non ce l'ha stato un momento, hai visto? Prendi questo regalo. Ma mica a casa qua. Boh, qua è la casa. La casa di villeggiatura. Che sei una casa villeggiatura? Io, tu sei una casa di villeggiatura. Mi hai regalato una casa di villeggiatura! In montagna! Montagna! In montagna! Quanto è bello! Ah, montagna! Stanotte! Bella così! Non la ci visse mai! Infatti, una casa visse! E non vissi più! Perché a un certo punto una slavina... A un certo punto una budoi! Ma meglio così, ma meglio così, perché noi già ce l'eravamo venuto, eh? Sì! A casa in montagna! Sì. E perché Cicci che fai un regalo a casa in montagna? Non è tu andare a casa! Regala a Cicci a casa in montagna! Cicci! Esatto, ci fa fatto cicci che Bitto, lasciamo stare queste è scomoda. Soprattutto in Zanzara. Chi non ha un problema in Zanzara? Che problema? In Zanzara sono tonni. Sono gli esponenti. Sono cefalo. Tutto scappone. E chi non ho trovato? Ma mica scappone normale in montagna. Lo tieni mammutto. E che giovani c'è? Ma tu c'è a casa, raga. Ma poi stare in montagna. La salsedina. La secca in culo. Che salsedina che ha montagna? La qui mare in ma noi lasciamo, che noi ce ne importa. Noi ci Il regalo è un altro. Ci puoi accattare con 57 euro e non butto uno? Che ci può accattare? 11 pari casette e non butto uno. Allora, sai che ci fate? C'è venuta a casa in montagna, ci sa la differenza vicino e ti ha accattato 11 pari casette con uno butto uno. Niente di meno, la casa in montagna, sei arrivato il casetto con butto uno. Ma mica è una casetta normale. Quella è una casetta dell'ultima moda francese. Esatto, questa casetta con questo butto uno, che c'è a petto, che devo mandare a fiocco qua. Quella casetta che si attacca con butto uno, qua, metto butto uno, qua, qua. La casetta a giro colla è una cosa matta, moda francese. Non sai niente, ma io non lo so. E a cerniere o fiocco? Sì, va. Muro bacetto. Abbracciamo, già. No. Ma dobbiamo essere litigati tutta la giornata. La rabbia non ha una scadenza precisa. Ciro, ma non è che io voglio parlare per forza, perché tu lo sai, io sono papà di famiglia. Però, dici pure ha ragione, la rabbia non ha una scadenza precisa. Prima una cosa, tu sei amico mio o amico del Jaguar? Io sono amico tuo, ma mi piace pure il Jaguar. Solo che consumo troppo. Salute. Salute.
Buongiorno, sono Romeo Pignatelli della Sansar Shop. Angelo va detto niente? Angelo no, no, non ci ha detto niente. Chi è? È dalla Sansar Shop, no, sai che è la ditta francese, sai? No. Ma chi? Te lo mostro? Chi? Il catalogo con le ultime novità. No, veramente. Sì, signor San Daniele. La Sansar Shop. Signor Santa Croce. Sansar. Sansar Shop. Tu signor tutti i santi. Non ti manca roccia pecciagna, no? Oui. Soave fanciulla. Oh, dolce viso, circonfuso di alberbate. Mo chiama una cosa in faccia, ma che dici questo? Stai calma, capisci? Dal tono mi sembrava un complimento, no? Sei forse tu Nausica? Oh no, tu sei Tersicore, la dea della danza. Oh no, meglio ancora, tu sei Venere, la conchiglia nata. Opa, ma è un'impressione mia o stai facendo uscire con la guaglione mia? No, è un'impressione pure a me. Non spaccava. Ma ormai, quello è buono sto fatto, è meglio, così tu passi dal torto alla ragione. E così lei non si può più arrabbiare del fatto che tu non sei andato all'appuntamento, capito? Fa lupo. Signor San Daniele, andate in faccia. Un gas alle mani. Oh, oui. Oh, ferma. Ripeti quel gesto così grazioso. Vabbè, non è difficile, guardi. Lo faccio anche senza allenamento. 1 e 2, in alternanza o anche insieme. Oh, perfetto. Ma io? Vedi, forse altre dee danzanti in questa stanza oltre te? No. Opa, ma dimmi una cosa. Tu si convinti a bere un fallo va. Oh, meraviglioso. Che cosa? La sua somiglianza con Jennifer Lopez. Gliel'avremmo già detto, lo so. Tante, vabbè, somiglianza proprio no, abbiamo alcune cose in comune. Per esempio, teniamo il taglio d'occhio uguale. Voglio portarti lassù, a Posillipo, e rubare per te la stella Danab, la coda del cigno. Aranna isi duio. La Napoli c'entra, piazza Garibaldi, andai fino in coppa Posillipo per si fottere la cuore nasci. E perché? Sarà un gioco. Capito, si riesce a scippare, corre la scigna e fai un altro giro. Ma che non era un fiocco? Oh, dimmi, Elettra, hai forse qualche impegno per i prossimi 30 anni? Oh, sciambello poche spese. È inutile che fai questa faccetta mortificata. Anche se sono la tua fidanzata, non posso essere così permissiva. E di nemmeno tu che dovresti essere un esempio per il commissariato. Vabbè, per un piccolo ritardo. Un piccolo ritardo? Tu non ti sei presentato proprio, Paolo! Beh, non è stata colpa mia. Perché sono stato vicino a Ciro, tuo fratello, che ha litigato con Bici e poi ha cominciato le solite storie sue, che non fa lì, non tiene i soldi, si vuole sposare, e poi è arrivato Sant'Anna, Sanzù, tanta gente che a casa nostra che nemmeno la puntata di Quark mi hanno fatto prima. Guardata! Come fa? Guardata! No, una volta di fare. Guardata. Guardata. L'altra mano. Guardata. Insieme. Guardata. Bice uffa assai meglio. Ma ti spacca faccia. Posso aprire prima la porta? Apri la porta e poi ti spacca faccia. Ricordamelo però, eh. E pensiermi. Salve! Ah, giusto in tempo, Marisa ci vuole spaccare la faccia. Tante cose. Arriva, vieni qua. Fermi. Mettetevi più vicini, attaccati. Guardate, insieme siete uno spettacolo, direi, raccapricciante. Vi posso chiedere una cortesia a tutti e due? Una cortesia a tutti e due? Facciamo metà ciascuno. Io adesso vado di là, prendo Nennella, torno e vi sparo. A tutte e due. Voglio pure spendere i soldi per i colpi, li voglio sprecare, però vado a sparare a tutte e due. Mi fate questa cortesia, mi fate sparare un attimo. Ma quando uno te lo chiede con questo caro, ma come fai a dire di no? Ma come fai a dire una cosa simile? E che facciamo? Ma tra l'altro permesso che ci sparà. Ma che non piacerà chiedere questo? Il stretto va a macchiare le sigarette. Sempre io. Buonasera! Disturbo? Di chi c'è? San Danilo. San Bitterro, questo qua. Sansar Shop. Sansar Shop. Editrice Marzia. Voi due sempre assieme, eh? E che buoni ci questo fatto? Ma dico, l'avrete provato sicuramente assieme. Sanbei. Dicevo, il software che ho lasciato in prova al signor Ciro sulle corse di cavalli. Ma chi è? Oh, oui. Amico, oui?
Ma se non vi serve, che vai a portare a fare pizza? Se fa possibile. Dai, e tieni in mano. No, no, tieni in mano proprio a bordo. Oh, soave fanciulla. Oh, dolce viso circonfuso di albe rubate. Impressione mia o sta facendo un scemburga a voglio me? No, no, è pure un'impressione mia. Ma non raccomando, è buono, è buono. Ma com'è buono? Come ho fatto i bici? Ma tu avevi fatto guai, con i bici non ho fatto niente. E tu trovi vantaggi. Lasciami indovinare, tu sei la ninfa Nissa. Che? La nuova macchina era Nissan, la Nissan ninfa. O sei Elena, che con la sua bellezza ingelosì Giunone. No, veramente, io mi chiamo Marisa. Marisa, oddio, che dolce suono il tuo celeste nome, Marisa. Incredibile. Che cosa? La tua somiglianza con Naomi Campbell. Te l'avranno già detto, vero? Me l'hanno detto un sacco di volte. E sai che cos'è? Sarà per il colorito. Infatti me lo dicono sempre a settembre quando torno da Scalena. Io ti voglio portare lassù a Posillipo. Perché sta a Posillipo? Speriamo che fanno una maglia. E là voglio rubare per te io la più bella delle lune di Giove. Ops. Che fatti? Già mi sa farfalla a mano. Oh, dimmi, Elettra, sei libera per i prossimi 30 anni? Ha già sparato prima anche lì due, B. No, per certe cose c'è tempo, non ti preoccupare, Marisa. Fa prima le cose tue. E mi hai detto prima? Prima quando? Un'oretta fa. Ah, sì, ho fatto, abbiamo preso un ambo. Quanto abbiamo vinto? Eh? Quanto abbiamo vinto? 500 euro. E quanto abbiamo giocato in tutto? 2 a 5. Siamo in media. Sì, come che è. A proposito di ambo, che hai fatto ieri sera? No, niente particolare, ho visto un film su Sky. A proposito di Sky, ma stavi da solo o ci stava pure Marisa? No, no, Marisa aveva da fare. Così all'improvviso? Così all'improvviso. Strano però, eh? Che sa, che uno può avere da fare all'improvviso. All'improvviso proprio no, ma è strano. Cioè, avevamo una... Che buoni, Ciro, che buoni, cioè, vieni al dunque. Non voglio dire su fatto, che magari mi pare strano che Marisa all'improvviso così dai una coppa. E quindi concludi, concludi. Guarda, devi fatto tu. Ah, ma ce l'hai fatto tu. E a proposito di ambi, ieri sera che hai fatto? Ho visto un film su Sky. E a proposito di Sky, bici dov'era? Aveva da fare. All'improvviso. No, è cavolo io. No, all'improvviso. diversa, molto diversa da Marisa. Bici mi ha avvisato proprio a tempo... all'improvviso. Purissimo. Però, voglio dire... Non mi dice niente, sai cosa. Ci ho fatto una... A proposito di Shakespeare. Chi c'è zic? Tu hai detto Shakespeare adesso. Non so, ci manca di Shakespeare. È Mollerit. No, vero? Se ti ammazzo perché... Allora l'hai detto tu prima, Shakespeare. Io no, non l'ho detto Shakespeare, non allora, lo ripeto tu. L'ho detto da giù, da fuori, se sentite questo Shakespeare, io ho sentito Shakespeare. Secondo me è stato a fuori, se sentite proprio Chiara. Signora, sono guagliolo fruttaiolo, mi conoscete? Shakespeare! comunque, mo' al di là, ti dicevo, perché mi è venuto in mente questo Shakespeare? Tu fatti Romeo. Muovire Romeo. Romeo. Ah, sì. Guagliona. Buon guaglio. Bravo, bravo ragazzo proprio. Certo, però forse si sta allargando un po' a fare la corte alle nostre donne. Siamo stati noi a darci là. Anche questo è vero, però c'è un limite, no? A certi fatti, perché io ho una mia... Tu sei geloso? Io? Oh. Tu sei geloso? Io tengo la stessa gelosia tu. No, non hai. Ma non. Perché uno pure l'ha da chiarissimo fatto, ma non per Romeo, perché Marisa è un po' strana ultimamente. Ah, ok. È un po' capita, I love you, un po' come si dice, come si sta frusciando, no? Si fruscia. No, invece dice pure. Si fruscia. Dare qua la Marisa. No, non è mai chiarissimo fatto, ma per loro, la mai chiarissimo, ma non per gelosia. No, la gelosia in questo discorso non ce la azzecca proprio. Ah, sono i principi. Bravo, credo, io tengo lo stesso principio tu. Ne apprenderemo poco tempo a mai chiarissimo fatto. Sì, con calma. Non calma prima. Tieni che fa? No. E chiama mo? Ma sempre vanno fatti... La 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 la. Ma affascinante. Un uomo bellissimo. Certe però a volte non lo capivo quando parlavo. Ah, che signora. Pensa che gli era al ristorante, entrò quello che vendeva le rose. E non le prese e me le vendette a me. A te? Non te ne vespizzo. Io ammazzo.
E invece a te, raccontami del tuo. Che ti devo dire? Sono uscita con lui 2, 3, 7, 8 volte. Ma solo per fare dispetto a Paolo, eh. Anche lui è un signore. Figurati che quando arriva il conto al ristorante vuole pagare sempre lui, certo. Una volta non si trova il portafoglio, una volta si è smagnetizzata la carta credito. Però come si dice, è il gesto che conta. Ma ti ha preso? Non ancora. E tu a lui? Non su cazzo rocchi a Paolo. Ogni volta che andiamo via dal ristorante danno qualcosa fa. Ma no, dicevo mentalmente. Ah, sì. Che uomo. Che uomo. Ieri siamo andati nel nostro ristorante preferito. Solo che l'abbiamo trovato chiuso. E lui che ha fatto? Lo ha aperto. È come se tu la vecchiavi. Ma mi devi rovinare pure i momenti romantici. L'ho aperto nel senso conoscevi il proprietario e l'ho fatto aprire per noi. Uomini di altri tempi. Te una cultura che spruzza da tutta parte. Che c'è, Ascia? Aspetta, non vi arrabbiate. E perché mi dovrei arrabbiare? Lo scippatore che mi ha affidato per portare appoggio reale. Sì. Se ne è scappato. Mi ha chiesto di entrare nella chiesa del Carmine per confessarsi. Mi ha fatto tenerezza e io l'ho accontentato. Però entrare alla sacrestia se l'hai squagliata. Oh, Ascia, Ascia, Ascia. Ispettore, fate presto, non mi fate soffrire. Tu non hai colpa, è lui che ha sbagliato. Eh? Eh sì, perché tu gli hai dato la possibilità di redimersi e lui non l'ha colta a volo. Rimarrà quel delinquente che è sempre stato, mentre tu resterai quell'uomo dall'animo nobile che tutti conosciamo. Ma che è passato? Cose da donna. Ispettore, te ne cose so io. Non è vuoi chiamare? Marisa, come sta stamattina? Con cuore in do zucchero. Ma andosso qui. Ciri, Ciri, mi raccomando, non improvvisare. No. Fai esattamente quello che faccio io. Sta senza pensiero, mubichi. Salve. Salve. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Che ci fai qua? Io qui ci lavoro. Ma oggi non è il tuo turno, però. Ah, no? No. Andiamo manca la divisa, non vede. Ah, sì? E tu che ci fai qua? Ah, no? Che cosa? Ah, sì? Ma che è? Ma sono buggiato, E tu, cosa fai qua? Fatte cazzo due. Mo' sì. Ciro, che ci fai qua? Sono venuto a firmare. Sei venuto a firmare? Perché tenevano problemi in pellicina, è venuto a firmare. Firmare, Ciro. Sono venuto a firmare, che Ma se già hai firmato. Sono venuto a firmare pure per di mano, che mi trovo un servizio fatto. Adesso si arrabbia. No, ma ora proprio un buono, no, giusto. No, grazie. Ma tu sai che era giù? Ma firma tasma. Ma faccio come vega, sti due. Bici, alzati, che teniamo da fare. Bene, noi torniamo tra una mezz'oretta. E dove andate? Io vado a farmi una lampada per non perdere la Campbell che è me. E gli Alopez. Andiamoci. A più tardi. Ciao. Cioè, dove vanno questi due? Uno va a fare lampada. E che l'altro? Va a fare pezzi. Ciro. A me sto fatto non mi convince. Paolo, a me sto fatto